ho trovato queste scatoline simpatiche da fare, molto veloci. Consistono soltanto in piegature praticamente. Allora, vediamo un attimino le misure, che sono queste qua. Ho messo un po' di esempi. Allora, praticamente questa piccolina è stata fatta con un quadrato da 15 centimetri per 15. Questa invece un po' più grossa, per esempio, l'ho fatta con un quadrato da 21 per 21 centimetri. Allora, le cordonature sono soltanto due su ogni lato e in più ci sono queste trasversali per aiutare poi a piegare bene la scatolina, e anche queste piccoline che sarebbero praticamente queste. Una di qua e una di qua. Allora, cominciamo e vediamo di fare appunto vediamo se si vede il rettangolo, l'ho già pretagliato, 21 per 21. Ok, allora cordoniamo 7 a 14, è facile. 7 e 14. Poi giro il mio quadrato e vado ancora a cordonare a 7 e a 14. Perfetto. Dopo questo devo fare praticamente delle cordonature trasversali e mi aiuto con il righello. Adesso sono su questa base, metto sotto un altro cartoncino. Allora, praticamente da angolo a angolo. Da angolo a angolo. Ho provato sinceramente anche a farla senza queste cordonature, viene lo stesso, però diciamo che le pieghe non sono tanto precise, se non si aiutano un po' con questo. Ecco fatto, ecco qua. Ok, li ho fatti su tutti i lati. Adesso procedo ad eliminare, faccio vedere il disegno, ad eliminare queste parti che non servono. Lo faccio ancora qui con la mia taglierina perché posiziono, vediamo così se si vede bene. Posiziono l'estremità di queste due linee e taglio. Posiziono ancora qui e qui, va bene, e taglio. Poi qui e taglio. Poi qui. E qui ne taglio. Praticamente il gioco è quasi fatto. Devo solamente segnare la metà di questo, ecco qua, quadrato centrale. Allora, siccome è 7, la metà è 3,5 e vado giù per circa 2 centimetri. Sono le famose pieghette che vi ho fatto vedere prima, 3,5, ok. E invece da queste due parti faccio un segnino sempre a 3,5 per fare il foro, i due forellini, uno di qua e uno all'estremità di qua. Bene, mi aiuto con questo, faccio il foro di qui e il forellino di qui. Perfetto, ora non resta che piegare bene. Il gioco praticamente è fatto, la scatolina. Poi se la volete più grande, logicamente dovete in proporzione variare le misure. Fatto, adesso dovremmo aiutare a piegare
queste. Ecco fatto. Cercare di essere più precise possibili, ma con queste carte colorate veramente sta bene tutto. Ecco le famose pieghe laterali, e vedete che praticamente la scatolina è già finita. Si tratterà solo di mettere un cordino. Vediamo, io questo mi sono dimenticata di prepararlo. Ok, tagliamolo. Così per farvi vedere proprio la scatolina finita, ma comunque nel giro di 8 minuti la scatolina più o meno è fatta. Comunque è anche abbastanza capiente, poi logicamente se aumentate la misura del quadrato iniziale ci stanno più cose o meno cose, viceversa se lo rimpicciolite. Eccola qua. Vedete, questa è quella di prima. Poi, già che ci sono, volevo farvi vedere una scatola che ho fatto recentemente, che secondo me è veramente bellissima. Però questa l'ho fatta con una fustella che arriva dalla Gran Bretagna, però è veramente carina. Facile da fare, non l'ho ancora finita, e conterrà il regalo per una mia amica. Ups. Bene, ciao.